Solo un grande amore per la terra, per la famiglia e per il Vesuvio possono essere alla base di una tradizione come quella dell'industria alimentare strianese Conserve. Una vera e propria vocazione che già da due generazioni rappresenta il top dell'industria conserviera campana e nazionale. Tutto inizio con papà Luigi Rega e mamma Rosa Giordano, che insieme ai loro cinque figli, Guglielmo, Grazioso, Tullio, Gerardo e Salvatore, decisero di dar vita ad un'azienda per la trasformazione del pomodoro. Con questa istituzione, la famiglia Rega fa nascere due marchi, Strianese e Rega, venendo incontro alla grande tradizione ed esperienza che ha portato l'industria col tempo a rappresentare la vera novità dell'agro nocerino sarnese. L'azienda compie 50 anni di attività e nel corso di questi 50 anni l'azienda è cresciuta, tant'è vero che si è anche trasferita facendo un nuovo impianto di oltre 30.000 metri quadri, un impianto tecnologicamente avanzato, ma il sistema di lavorazione rimane sempre quello artigianale. Questo sistema di lavorazione ha fatto sì che l'azienda nel lungo percorso di questi 50 anni ha permesso di conquistare mercati molto importanti come l'America, il Canada, il Giappone, Australia, paesi europei, qualcosa anche in Asia e in Africa. Sicuramente la qualità ha permesso di distinguere questa azienda come leader nel settore conserviero. La nostra azienda produce anche pomodoro San Marzano, in quanto si trova nell'area dei 41 comuni nominati dalla Comunità Europea nel 1996. Il nuovo complesso industriale nasce solo nel 1999 e si estende su un'area di circa 30.000 metri quadri. L'azienda si avvale di una struttura moderna e di un impianto produttivo tecnologicamente avanzato nel pieno rispetto dell'ambiente. Non solo catena di montaggio, dalla quale escono pelati, passate e concentrati che il mondo intero ci invidia, ma anche una filiera che tiene presente sviluppo e sperimentazione. Mio padre negli anni 50, che ha iniziato come contadino appunto a produrre il pomodoro San Marzano, nel 1965 ebbe l'idea di incominciare a produrre in modo artigianale questo pomodoro San Marzano. Partiamo dal seme, facciamo la produzione, la trasformazione e in parte anche la commercializzazione. È un prodotto che ovviamente, avendo il nome pomodoro San Marzano, è molto facile collocarlo sul mercato mondiale. Trovandoci in questa zona coltiviamo il pomodoro San Marzano DOP, tant'è vero che uno dei soci, oltre ad essere socio, è anche produttore di pomodoro San Marzano, avvalendosi anche della collaborazione del figlio Luigi Righe, che è un esperto agronomo, facendo sì che arrivino nella nostra azienda tutti i pomodori sani e maturi. Sono Luigi e lui è Guglielmo e siamo i figli dei proprietari della Conserve Rega. Da anni ci è stata trasmessa questa passione, siccome noi siamo la terza generazione, già da piccoli i nostri genitori ci hanno insegnato i veri valori fondamentali di questa azienda. Io sono Guglielmo e mi occupo del laboratorio, che durante questi due anni che vado con mio padre in azienda sto cercando di imparare come funziona la procedura di lavorazione del pomodoro. Ho lavorato anche in campagna, sempre con i miei cugini, sono 40-50 anni che io lavoro con loro, sempre nella produzione dei pomodori. L'azienda che mio zio ha trasformato con i suoi figli, man mano l'azienda si è ingrandita. Questa è stata tutta la storia di questo pomodoro ad hoc creato da mio zio più di 50 anni fa, Rega Luigi. La presenza di un moderno laboratorio e un sapiente know-how assicurano il massimo rispetto degli standard qualitativi, che dalla terra all'azienda fanno in modo che arrivi solo prodotto controllato e maturo al punto giusto. I controlli che effettua il laboratorio sono dei controlli che sono stati studiati in base ai punti critici che noi abbiamo individuato da un piano di controllo. Uno dei primi controlli che fanno gli addetti al laboratorio è la pulizia degli impianti, dopodiché
si passa al gocciolato, al netto, temperature e quant'altro, in modo da garantire al consumatore che consuma questi pelati che sia un pomodoro garantito sia sotto l'aspetto organolettico che sia sotto l'aspetto della salubrità, che è stato trasformato rispettando tutte le norme igieniche di produzione. La forza di tutto questo è senza dubbio la qualità, che viene curata grazie alla stretta collaborazione realizzata dai coltivatori con un gruppo di tecnici esperti nel settore agricolo, che avvalendosi di programmi di assistenza e consulenza tecnica controllano tutte le varie fasi del pomodoro, dalla semina alla raccolta. La qualità dei prodotti, riconosciuta a livello mondiale tra le migliori, è dovuta anche a politiche di investimenti continui in macchinari sempre all'avanguardia, personale preparato professionalmente e monitoraggio costante delle piante e del prodotto grazie all'utilizzo dell'high-tech. Il progetto prende il nome di M2Q, è un grosso progetto del Ministero della Ricerca e delle Università ed è finanziata la realizzazione di un laboratorio pubblico-privato che ha l'obiettivo quello di favorire soprattutto le piccole e medie imprese per quanto riguarda l'internazionalizzazione dei loro prodotti. Per arrivare a questo è necessario impiegare una nuova agricoltura. L'approccio che noi seguiamo è l'approccio dell'agricoltura di precisione, agricoltura sitospecifica, che si differenzia dall'agricoltura tradizionale che applica le tecniche agronomiche in maniera uniforme, invece l'agricoltura di precisione applica le tecniche in maniera sitospecifica. Cioè, che cosa vuol dire? Applicare la quantità di acqua, la quantità di fertilizzante, di sostanza chimica nel momento e nel punto e nella quantità necessaria. Per fare questo è necessario un nuovo approccio, un approccio che si basa essenzialmente sul monitoraggio delle caratteristiche ambientali, in particolare di questo campo di pomodoro. Come voi potete vedere, questo campo è disseminato un po' da sensori di vario tipo. Questi sensori hanno la proprietà di caratterizzare, di monitorare le caratteristiche dell'atmosfera, temperatura, umidità della pianta. Abbiamo dei sensori radiometrici che in base all'energia riflessa dalla pianta, energia solare, possono darci delle informazioni sullo stato della pianta e sensori nel terreno che misurano il contenuto di umidità. Secondo la famiglia Rega, solo i pomodori dell'agro sarnese nocerino sono i migliori. I motivi sono legati sia alla vicinanza di questi terreni con il Vesuvio, che con l'ultima eruzione ha conferito una straordinaria fertilità, che al clima favorevole. Una via preferenziale è rappresentata anche dalla presenza di tante piccole sorgenti di acque fredde e pure, che i contadini utilizzavano per l'irrigazione, ottenendo una qualità suprema del pomodoro. La prima fase della lavorazione del pomodoro è l'accettazione della materia prima. L'accettazione della materia prima viene facendo una verifica al pomodoro fresco. La verifica che consiste? Consiste che il pomodoro deve essere uniforme a quelle che sta scritto nel disciplinare di produzione. Se la merce rientra nei requisiti del disciplinare di produzione, la merce viene scaricata e quindi messa in lavorazione. La prima fase della lavorazione del prodotto è il lavaggio, perché è un prodotto che viene dalla campagna, quindi c'è un po' di terriccio e quant'altro. Poi inizia la fase della cernita, che il pomodoro inizia a ruotare su dei rulli con della pressione, con dell'oggettito d'acqua, che fa in modo che se ne cadano tutte le impurità inerenti al pomodoro, qualche fogliame, prodotto marce e quant'altro. Dopo la fase di lavaggio avviene la fase di pelatura. La pelatura avviene tramite una pelatrice termofisica che, con un'assenza di vuoto, con un vapore ad alta temperatura, viene fatto lo scoppiamento della pelle e poi il pomodoro così esce pelato dalla pelatrice. Una volta che il pomodoro viene pelato, va nei separapelli. I separapelli che cosa sono? Lo dice già la parola. Separano la pelle dal pomodoro, in quanto parliamo di pomodoro pelato, quindi pomodoro pelato per disciplinare di produzione
non sono ammessi le pelli. Dopo la fase dei separapelle, il prodotto nella nostra azienda va in una selezionatrice ottica a doppia visione che permette di scartare tutti i pomodori gialli, rotti e con qualche punto nero. Ma anche se questo controllo non dovrebbe essere sufficiente, c'è l'ultima fase di ispezione, che è quella là, fatto sui teli a mano, dove ci sono tante donne che fanno l'ultimo controllo visivo e scartano tutti i pomodori sotto calibro, rotto, schiacciato, con qualche pelle e punto nero. Dopodiché il prodotto è idoneo, quindi avviene lo scatolamento, la chiusura e la sterilizzazione, il raffreddamento del prodotto, la palettizzazione del prodotto con la scheda vicina dell'identificazione del tipo di prodotto. Una delle fasi del controllo dell'etichettaggio è che il lotto sia scritto bene, che l'etichetta sia applicata bene, che la scadenza sia quella corretta, come da proforma ricevuto dall'ufficio commerciale, che a sua volta ha preso accordo con il cliente. Come soci siamo alla seconda generazione, è iniziata anche la terza generazione a dedicarsi alla nostra attività, tant'è vero che alcuni nipoti iniziano a fare la loro esperienza durante il periodo stagionale della produzione. Uno dei nipoti lavora a tempo pieno nella nostra azienda occupandosi del commerciale. Insieme a mio nipote e ai miei soci andiamo direttamente noi alle fiere, perché vogliamo parlare noi direttamente con il cliente per capire quali sono le loro esigenze. Mezzo secolo di attività per l'Agriconserve Rega qui a Striano, un momento importante di riflessione su 50 anni di lavoro, di sacrificio di un'azienda e di una famiglia che oggi rappresenta una delle eccellenze della Campania per quanto riguarda la produzione e trasformazione del pomodoro San Marzano DOP, l'oro rosso della Campania, come si dice. Giusto, Gerardo Rega, uno dei patron dell'azienda, oggi festeggiate questo cinquantenario, che è un momento molto importante per tutta la famiglia. Festeggiamo questo cinquantenario cercando di ricostruire un po' tutta la filiera in campo della premiazione. Infatti abbiamo cercato di individuare alcuni dipendenti dei primi anni di attività, alcuni produttori, alcuni fornitori di pomodoro, a finire con i dipendenti attuali, fornitori attuali con il dipendente attuale e tutto quelli che ha girato intorno a questi 50 anni, commercialisti, ingegneri, consulente e tutto quanto. Tu hai detto all'inizio Agriconserve Rega, ma a me mi piacerebbe sottolineare soprattutto Strianese Conserve, perché diciamo, sì, chiaro, la nostra azienda nasce come Strianese, il nostro marchio principale è Strianese, tant'è vero che se tu vieni a Striano ci conoscono come a Strianese, e tant'è vero che il 50° anno di anniversario è stato studiato proprio sul nostro marchio principale, che è quello dell'Astrianese, che sta qua raffigurato nel cinquantenario. La cosa bella, poi ci dicevano, che praticamente a Striano non c'è persona che non sia passata per la tua fabbrica. In questi 50 anni la nostra famiglia ha dato lavoro a tutta la famiglia, a tutta la gente di Striano, e penso che lo darà ancora a tutti i miei figli, i miei nipoti e tanta altra gente che verranno. Augurissimi a Gerardo e ovviamente agli altri fratelli, tutti quanti insieme. Il 2015 è stato anche l'anno del 50° anniversario della fondazione dell'azienda. Un momento importante per riflettere tutti insieme e far riflettere le nuove generazioni su come cambia il tessuto produttivo di aziende di prestigio, votate al lavoro
e alla riqualificazione di una filiera imprescindibile nella storia, oltre che di Striano, di una famiglia che, nel suo piccolo, contribuisce a portare alto il Made in Naples. Una reunion familiare davanti a tutto il paese, nel ricordo di chi non c'è più e di chi ha lasciato un impero da promuovere sempre. Ma la festa dura l'arco di una sera, una calda serata di fine estate nella quale già si pensa al lavoro del giorno dopo, ai pomodori da trasformare in quella perfetta catena di montaggio che dalla terra porta il prodotto direttamente sulle nostre tavole. Delicate le fasi della lavorazione che si concludono con il confezionamento. L'ultimo processo porta alla creazione delle balle di latta che verranno caricate sui tir e spedite in tutta Europa. I marchi dell'azienda, oltre agli storici Strianese e Rega, sono anche Nonna Rò, Zi Rosa, Rega Brand, Le Terre dell'Agro.